Sedicesima edizione di Euterpe, questo è un obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Real Monte, il Comune di Real Monte, l'Ente Parco e la scuola, l'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento. Che dire, dopo la 16 edizioni siamo di nuovo qua, siamo a Real Monte, siamo al Teatro Costa Bianca che riapre dopo un restyling, un progetto insomma che ha interessato diverse aree del teatro, dove si è ripensato insomma all'impianto elettrico e di illuminazione di percorsi, e oggi è in grado di riospitare questi ragazzi. 16ª edizione, dicevo, noi siamo onorati, diciamo sempre che i ragazzi sono il nostro presente e soprattutto saranno il nostro futuro, ma noi dobbiamo creare le condizioni affinché questi ragazzi possano costruire un futuro in linea con quello che è il principio di legalità, la bellezza, il rispetto dell'ambiente e soprattutto un territorio, Agrigento, capitale della cultura 2025, che a Real Monte ospita un monumento naturalistico di unica bellezza, la Scala dei Turchi, che è anche però l'emblema di questa Sicilia meravigliosa, bella, pulita, improntata ai principi appunto di legalità e di rispetto della legge, delle regole eccetera, e dove i valori, le virtù sono al centro della crescita e di ogni cosa. Io approfitto per questa attività di questa sera, che ci sarà però oggi e per i prossimi 3 giorni, approderà poi ad Agrigento per la serata finale. Ringrazio la dirigente scolastica, l'ho detto prima, la professoressa Catanzaro, il professore Tesè che è il coordinatore del progetto, e del mio team ringrazio l'assessore Cocco che si è insomma occupato di tutte le attività prodromiche alla buona riuscita dell'evento, il vicepresidente del consiglio e il presidente Pasquale Valenti, l'assessore Fiorica, insomma i dipendenti comunali, tutta la squadra che si è occupata di preparare, predisporre il necessario affinché tutto si potesse svolgere nel migliore modo possibile. Ringrazio anche colleghi sindaci che oggi sono qua con me, Montallegro e Cattolica Eraclea, sta per arrivare il sindaco di Siculiana. Allora, si apre oggi la rassegna Euterpe, mito, musica, mare, che vede questa competizione, questo confronto fra tante scuole a indirizzo musicale della regione, e oggi si apre con la partecipazione dei 4 plessi del nostro istituto, per cui io auguro a tutti i ragazzi veramente una buona partecipazione a questa competizione, e a me che dirigo, sono onorata di dirigere l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Cattolica Eraclea, Montallegro, Real Monte e Siculiana, aspetta proprio l'emozione di vedere per la prima volta le 4 orchestre del nostro istituto competere in un unico momento. Abbiamo iniziato alla grande con questa magnifica giornata, questa mattina è stata molto emozionante nel vedere questo teatro pronto ad accogliere, è stato emozionantissimo vederlo così pieno di suoni, pieno di allegria, piena di gioia, la gioia della musica, del fare musica insieme, questa è quella che è l'essenza di questa rassegna concorso, quello di mettere nelle condizioni i ragazzi, i loro docenti, le loro famiglie, proprio di gioire di questi suoni, della socialità. E abbiamo avuto la possibilità già fin da oggi di ascoltare brani di diversi generi, ma tutti sempre all'insegna dell'entusiasmo, all'insegna della bellezza, all'insegna di quella socialità che vogliamo che cresca nei nostri ragazzi, e questo lo possiamo fare anche con la musica, che è uno strumento formidabile per la loro crescita e per la crescita del territorio. Viva Euterpe, viva la musica!